Ciao a tutti, siamo qui oggi su Arma 3 e questo è un gioco simulativo. Per chi non conoscesse Arma, è un gioco di guerra simulativo, come ho appena detto. Oh mio Dio, questi qua sono dei banditi, secondo me. Sì. E sì, si sentono gli spari. C'è un po' di scontri, ci sono dei scontri in città, quindi è meglio fare attenzione. C'è anche l'elicottero della polizia. Sta arrivando. Comunque sono in un server non normale di Arma 3, ma una specie di mod, che poi non è una mod, è solo sono dei tipi di server che sono fatti in questo modo e si chiama Altis Life e sarebbe tipo una simulazione di vita, cioè come si può dire? Il gameplay, sì, simuliamo una vita, quindi tu spawni e cominci a vivere. Questo qua ha fatto un incidente con l'auto, l'ha lasciata di mezzo alla strada. I poliziotti possono arrivare e prenderla e confiscarla. Comunque, in Altis Life ci sono le normali persone come me e ci sono i poliziotti, che i poliziotti sarebbero tipo dei moderatori. Noi dobbiamo rispettare tutte le leggi che ci sono anche nella vita reale, quindi non superare il limite nella strada. Non lasciare il veicolo in mezzo alla strada, non correre a zig zag in mezzo alla strada, non tirare fuori, cioè non sparare in città, non sparare ai poliziotti, ascoltare i poliziotti, bisogna comprare la patente per guidare un'auto, bisogna prendere la patente per l'elicottero come quello, fantastico, guardate, con le luci e tanto altro. Penso che ormai sappiate già come funziona Altis Life, visto che è già da un bel po' che molta gente ci fa i video, quindi penso che sappiate già come funziona. Ma io cercherò di spiegarvi velocemente tutto. Io è da un po' che ci gioco, visto che quando avevo la scheda video rotta l'avevo comprato Arma 3 proprio per provare Altis Life ed è davvero davvero bello e divertente. L'importante è essere in server pieni, quelli vuoti sono noiosi. Io ora mi sono connesso nel server della Asylum. È una specie di sito dove hanno fatto questi due server. Sono sempre pieni e sono gli unici inglesi che trovo. Trovo sempre o russi o tedeschi o francesi. Comunque se ti connetti in un server. Ah, comunque questi server sono GDR, quindi tu devi impersonarti nel personaggio e fare finta di essere tu quel personaggio. Là vedete molti esseri viventi. Comunque, premendo tab in questo server si alza le mani quando i poliziotti te lo chiedono. Ah, comunque come vedete io ho già un'arma perché ci ho già giocato un bel po' in questo server. Mi hanno anche ammazzato quando stavo portando a vendere la marijuana. Lì poi ho rage quittato. Comunque ho i soldi in banca, 1750, che devo per forza ritirarli dal bancomat. Non posso avere un telefono come GTA 5. Ci sono i soldi in contanti. Ho già la patente della macchina, ho già la licenza per le armi, quindi se mi fermano e hanno trovato un'arma, io non possono farmi niente perché c'ho già la cosa, come si chiama? La licenza. Comunque vedete questi che stanno sparando, guardate che bug. Comunque vedete che stanno sparando, sono banditi che stanno combattendo contro i poliziotti, cioè sono tipo mercenari. Può essere anche un mercenario, ma quello si fa molto più avanti. Quindi stavo dicendo, questo, il menu si apre, io l'ho messo su T, il tasto, il menu di Altis Life si apre con Y. Poi c'ho anche già la licenza per processare la marijuana, e i poliziotti se te la trovano che ce l'hai non ti fanno niente, però se trovano che hai la droga con te ti arrestano. Ovviamente tu puoi avere tutte le licenze che vuoi, anche quelle che sono illegali, ma non ti fanno niente perché tu non hai niente, ovviamente. Ti arrestano solo se hai la droga, ovvio. Poi posso droppare. Poi qua ci sono gli oggetti quelli di Altis che si comprano e poi buttarli. C'ho tipo un pickaxe, che è il piccone per picconare la roba che voglio prendere e vendere. C'ho dei tactical bacon e dell'acqua. Vedete che a destra c'è la vita, c'è l'acqua e il cibo. Quindi poi posso inviare un messaggio alla polizia o agli admin, tipo se è successo qualcosa e mi hanno ucciso, invio un messaggio alla polizia e loro arrivano.
qua tutte le chiavi che ho dei miei veicoli. Qua niente, setting niente, closata niente. Ogni volta che fate qualcosa fate sempre sync data, dovete sempre farlo, se no perdete tutto se succede qualcosa. Non ho una gang, ottimo. Oggi c'è un bel po' di casino qui ad Asylum, cioè in questo server. Come vedete c'è un bel po' di casino, i poliziotti stanno, sono tutti mercenari, vedete? Ecco i poliziotti che sono arrivati, sono scesi. Poi ci sono quelli nudi, quelli, cioè nudi, mi confondo con Rust. Ci sono quelli, i civili normali che non fanno niente. Non correte in mezzo alla strada perché si inve vi investono, è colpa vostra, perché eravate voi che correvate in mezzo alla strada. Per fortuna non ho molta roba, quindi inizio da capo. Comunque, poi altri comandi sono M, che è la mappa, sì, qui la mappa c'è. Non è come Daisy Standalone che non c'è, che devi trovarla, qui c'hai già. C'è anche la bussola qui, ed è molto comodo. Qua c'è il briefing, squadra, i giocatori. I blu sono i poliziotti, i rosa sono i civili. Gaming Asylum è il sito, cioè. E queste sono le regole che dovete leggere. Non potete uccidere la gente con i veicoli. Ah, non potete fare l'RDM, vuol dire sparare. Anche se siete banditi, potete uccidere persone. Non potete ucciderle finché non ci parlate. Quindi prima parlate. Se non collaborano, le ammazzate. Se uccidete a vista, vi bannano. È così che funziona. È random dead matching. Poi lo leggete. Tipo gli dicete stop, lui non si ferma, tu lo ammazzi, va bene. Se non gli dici niente, gli spari, non va bene. Se lui sta facendo qualcosa che te ti sta disturbando, puoi ucciderlo, anche senza avvisarlo. Comunque funziona così. Poi ci sono le leggi, come vedete dovete leggerle. Le regole dei poliziotti, le regole dei civili, le features, cioè le cose che ci sono in questo server, i controlli. In tab devo, cioè alzo le mani. Con H, è esploso qualcosa. Sblocco, unlock, cioè sblocco e blocco i veicoli. Guardate che figo. Qualcuno ha comprato un quad. Quando comprate qualcosa spawna qui, come vedete. Lui apre il veicolo e ci sale. Se lo apre io posso salirci e posso rubarglielo. Però lui può avvisare la polizia. State lontano sempre dai veicoli perché sono così Bounty girl. buggati che potete morire. Guardate là. Fantastico. Guarda che belle fiamme. Comunque ci stanno oggi tanti banditi. Ora adesso cercherò subito di alzare i tacchi. C'ho già un bel po' di soldi, come vedete. Non tanti, ma dove eravamo rimasti? Le sirene della polizia si accendono con F. Ah, per diventare poliziotti dovete chiederlo nei forum dei server, quindi è quasi impossibile. Di server italiani ce n'è solo uno, secondo me, però attualmente era molto vuoto, quindi ho preferito andare in questi server che sono molto pieni, molto belli. Hello to everybody! Ok. E si può scegliere la chat in cui parlare, premendo puntino, si cambia canale gruppo, veicolo, quindi si parla solo con quelli che sono nel veicolo, comunicazione diretta intorno a me, side channel, occhio, parlate con tutti i civili, parlate, quindi vi sentono tutti. Canali gruppo sono il mio gruppo, quindi io metto comunicazione diretta, sono a posto. Una cosa che mi è successa fantastica è che stavo raccogliendo la droga l'altra volta e uscendo col veicolo ho incontrato un poliziotto, ma ha cominciato a urlare: fermati, scendi dal veicolo, scendi dal veicolo. Cacchio, io ho fatto manovra e sono scappato accelerando velocissimo e lui ha continuato a spararmi e non mi ha ucciso. Io sono riuscito a scappare con la droga. Però tipo lì avete visto che poteva ammazzarmi perché avevo la droga con me, lo sapeva perché. Ah, ecco cosa dovevo farvi vedere. Allora, io qua sopra posso spostare la mappa su dove sono io. Questo è dove sono io. I waypoint si mettono tenendo premuto shift e clic sulla mappa. Non si possono togliere, quindi li puoi solo spostare, li vedi sempre. Allora, ci sono tante cose, tipo qua c'è il drug dealer, è qui che si vende la droga, però prima di venderla devi raccoglierla, processarla e dopo venderla. Queste sono le missioni dei corrieri, che ora ne faremo una.
qua c'è il market, qua c'è lo shop delle macchine, è obbligatorio comprare una macchina, sennò è impossibile girare perché non siamo nella stand alone. E DMV deve essere per i vestiti, Gearshop, altre belle cose come il GPS ed altro. L'ospedale, se siete ferite ci andate, vi curate gratuitamente. La banca, il bancomat. Qua potete comprare pezzi per la vostra casa, sì, potete avere la casa, si vedrà nella mappa, la vedranno tutti. Fish market, gun store, ho già comprato una pistola. ATM, banca, Market. boat spawn, e Ah, comunque le non sapete le cose. Qui il buy my centro gun. della polizia, truck Vabbè, shop per i perché furgoni, quelli costosi, e oil ah, trader, e perché non comunque buy my weed own. processing, quindi Anche io. tipo ora weed I wanna try the market, but I processing, wanna eh. buy a different gun. Facciamo, vediamo. Ok, qua c'è la cocaine field, non è Non buy quella. nothing. Cocaine. Ecco, tipo weed field. Non Io buy adesso nothing, vado go su to weed court. field, raccolgo la droga su weed field. Scusate se parlo molto veloce, balbetto, che voglio parlare veloce. Vado su weed I was field, thinking che è 10K. il posto dove c'è la droga, e It cost tipo 20K. vai vicino agli alberi, Yeah, scorri la why not? rotella, click e la raccoglie. Already. Dopo vai su weed processing e la processa, ma lì devi comprare una licenza per processarla, che è sempre I lì. need a backpack Quindi prima for it. dovete avere già tanti soldi per comprarla. Dopo And andate nel all you drug do is dealer, you che è la wanna cosa più ammo. difficile, perché una volta stavo arrivando, sono APA, entrato can I qui buy that e qua PDW c'era uno che APA? mi ha sparato subito, mi ha rubato la This droga e guy l'ha offered venduta. 10K E la already. droga tipo I'm era not sure 30.000 dollari offer erano, se non mi ricordo 12K. male. Lì ho rage quittato. E 12K, poi è pericoloso, perché qua ci stanno i poliziotti, sanno che qui eh? vendono la Marcus, droga. he offered 12K, man. Quindi molto tattico Yeah, he sto can take it. gioco. I'm not in need Poi even sta for it. tipologia di So, server. la, la, la. Le Okay, I'll missioni go. sono semplici. Devi remission, ti dice What is portami un the pacco a minimum cash DP you? 10. Quindi dov'è Yeah, alright. DP10, DP10, DP10? Eccolo qui. Now, Goomba. Portami il pacco a DP5. Dopo tu vai Yes, DP5, lo dai okay. alla persona, prendi i soldi. Yes, Molto now. semplice. Alright, yeah, I'm gonna Poi need ci more stanno money. tante altre cose, tipo Do you have the chop money? shop per riparare le macchine. Mio Wait, how Dio. much? Mi Any more ricordo la 40? serie televisiva Yeah, fantastica Chop 12K. Shop You di live Bernie longer, e you're Lipu, faster. bellissima. I'm Spero che qualcuno di getting voi l'abbia mai tired. l'abbia vista, visto che How era much? una serie fantastica. Did you get the money back? Poi basta. Questa è la mappa Okay, di I'm Altis, molto grossa come avete with you. visto. Okay. Qua vedete l'aeroporto, qua potete comprare gli aerei quando I avete tanti found soldi, someone I e want to play. potete They venire need qui money. e Oh, volare. but like a government trial. Quindi poi potete comprare, Don't worry. penso, Yeah, Cadet, la you need licenza di money. ribelle, e poi potete Don't stare worry. qui nelle Oh, basi cool, dei enjoy. ribelli, che sono queste, Rebel Outpost. So we can Poi in altri see the server outpost. sono diverse le mappe, Is sono the diversi posti, possible top addirittura ci commander sono of the team? Well, divisioni, ci deliver sono my debt to stati, our di exchanger tutto. business. Dovete trovare solo un server It's not a bello che GPU, fa per it's voi. not a Io GPU. vi consiglio Asylum, perché sono gli unici che trovo io. Non capisco perché non trovi solo inglesi, trovo solo francesi e tedeschi e russi. Non potete giocare in quelli, perché se capiscono che non sai parlare francese o tedesco ti bannano, perché ovviamente è un GDR sto server. Mio Dio, 14 minuti solo di spiegazioni. E questo è un poliziotto. Meglio non provocarli. Senti, senti, You'll sentilo. stop right now. Mio You'll stop or Dio, I'm gonna che shoot you. casino. Andiamo a vedere. Okay, it's still fine. Hey, listen here. Don't you threaten these guys. È Don't harass morto these quello. guys. Or you're gonna have to deal with me, boy. Avete visto quello come è vestito? How much? Qualcuno ha Hey, detto can pussy. you Se non ho sentito male. please Comunque, let vabbè, lì lascio stare. Chissà cosa stanno facendo. Questo è il market. Ho già qualche bottiglia, ma ne compro qualcun'altra, giusto per non rischiare di rimanere senza cibo. Per prendere il diamante o altre roba, che il diamante è la cosa più preziosa. Oh, cacchio, basta. Per prenderlo devo tipo comprare la licenza. Posso comprare la licenza per raccogliere l'olio, per l'iron, per la sabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Se non sapete qualcosa, qualsiasi cosa, chiedetemi, io vi rispondo subito, cioè anche in modo esaustivo.
se proprio non capite qualcosa, non sapete fare una cosa. Allora, qui potete comprare licenze, guardate qui, quella della macchina è facilissima, cioè appena spawnate avete già un po' di soldi per prendere la patente e comprarvi già un quad. In alcuni server addirittura una macchina, avete già i soldi per comprarla. Come vedete il diamond processing costa un casino, perché è anche quello che dà più soldi. Comunque a me non mi compare la patente della macchina perché ce l'ho già, no, sì. Eh sì. Sì, questa è diving, non driving. Ed è quella per le barche. Ok. Senza patente non potete guidare il veicolo. Ok. Andiamo qui per i vestiti. General store. Ah sì, compro. Sì, compriamo il binocolo. Ah. You don't have enough room for that item. Shop inventory. Ok. Non capisco perché. Allora, prima facciamo una cosa. Prima compriamo la borsa e i vestiti. Eccolo qui. Clothing store. Guardate, come GTA. Oink oink oink. Sentiteli, sentiteli. Can you park like a bitch? Vediamo. Penso di prendere il combat green perché è quello che avevo già. Poi mi hanno ucciso, mi hanno rubato tutto. Quindi ho perso tutto, i vestiti, tutto. Sì. Sì, fantastico. Guardate le mie braccia, piene di tatau. Guardate. Comunque, come avete visto, è molto bello graficamente sto gioco. E sì, basta. No, aspetta. Ah, ecco, Ez, andiamo. Non posso girarlo, quindi già è buio e non ci vedo niente. Ma non voglio nessun. No, voglio questo, la bandana. Dal gangster, sì. Yes. No, niente occhiali. Questa, sì. No, 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 no. Oh mio Dio, guardate quanto costa. 4.500 dollari. Sì. Ok. Perfetto, non lo vedo nemmeno. Spostiamoci. Ok. Bene, ma non ci credo. Ci vado vicino. Oh là, ok. Guarda che bello, guarda che bello. Full speed and I had like three people with me that Penso are di all prendere questo. vigilantes just spraying them down. Poi penso che più è costoso e più è grosso, quindi well, questo è molto più grosso, porta tutto. No, prendiamo questo. Cos'è? Clacson. Quindi state attenti a correre in mezzo a strada, non è qualche gioco lì, dovete proprio andare sul marciapiede. Ah sì, devo fermarmi qui. Scusatemi per l'audio di sottofondo, ma stanno parlando. Tanto ora ce ne andiamo. Ok, vedete, ora posso prendere tutto. Ma la bussola l'orologio ce l'ho già, il binocolo. Prendo anche questi, dai, dai, è notte. Questo sì, questo compratelo sempre, sempre. Anzi, compratene due, tre. Perché quelli, sai cosa, sapete cosa sono? Quando si è fatto un incidente e rompete la macchina, dopo va pianissimo e rimanete anche sperduti in un posto lontano, e quindi questi vi salvano la vita perché riparano la macchina, anche un kit di pronto soccorso. Quindi però tengono molto spazio i kit di utensili, quindi metteteli nei veicoli. Mamma mia che bella.
un BMW X6 arancione. Ok. Quanti... guarda come si diverte. Ok, il poliziotto gli ha urlato lui. No, non è il poliziotto che gli ha detto. Sì, 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 è il poliziotto. Guarda, sentite. Guardate, guardate, guardate cosa succede. Guardate cosa succede. Gli sta dicendo basta, smettila. Ecco, vedete? Gli ha sparato. Guardate, è andato via. E il poliziotto cosa fa? No, niente. Se era davvero cattivo, avvisava i suoi amici e un elicottero. Con l'elicottero lo seguivano. O anche in macchina. Fidate, si può far di tutto, si può fare. Bello, eh? Sir, do you know how do you customize your car like that? Ok. Vediamo se in garage ho qualcosa. No, niente. I veicoli dovete metterli sempre nel garage, perché se li lasciate in mezza strada e lasciate il server, riconnettete, dovete pagare per riprendere il veicolo. Invece in garage non pagate niente. Cazzo, vedete? Non costa tanto. Hands up. Comprato. Ed eccolo lì subito. Non vi preoccupate che la gente non ci può salire, visto che è chiuso. Vedete? Premendo U, invece, eccolo, sbloccato. Io salgo e lo chiudo subito. Ecco, si sente anche il suono, perché non vuole che dopo salga qualcuno o me lo rubi qualcuno. Perfetto, finalmente. Per accendere i fari o schiacciatelle o la rotella e accendete gli anabbaglianti. Se volete avere la visuale libera, premete due volte alt. E dopo potete guardarvi intorno. E io faccio sempre così. Quindi ora devo stare... Sì, guardate questo dove si è fermato, nella mia corsia. Vabbè. Fidati, dovete fare così. Dovete... La vedete la velocità in alto a sinistra? In centro abitato non dovete superare 50, visto che il limite massimo è 50 km/h. Oh cacchio. Stanno sparando a quello col BMW, avete visto? L'hanno fatto veramente. Non ci credo, fantastico. Così impara. Vedete? Che casino. Fantastico. In alto a sinistra vedete Hull, Engine, Fuel, Wheel. Wheel sono le ruote. C'ho qualcuno alle spalle. Non voglio andare piano, andiamo al massimo. Ah, comunque loro, i poliziotti possono vedere a che velocità andate con il segnalatore di velocità. Ah, in questo gioco c'è la benzina, quindi qui si può fare la benzina e in GTA no, quindi è molto meglio. No, veramente si può fare la benzina. Lasciamolo che ci superi. Che cacchio fa? Ma che cacchio fa? Metto il turbo. Per mettere il turbo usate shift. No! Non ci credo. Guardate cosa faccio. No! Guardate quello che ha fatto adesso, è sbagliato. Allora, si chiama Nico. N.A. Nico. Ora guardate cosa faccio. Nah, lo sapevo. Sì, ora in questo server stanno diventando molto più banditi, ho notato. N.A. Nico. Ecco, se morite, ecco come ritornate. Ora non perdo più tempo, prima spiegavo molto. Comunque. Ah, mi hanno rubato l'arma, è vero. Sì, cell phone, scrivo N.A. Nico, che sfiga, N.A. Nico, kill, ma che cacchio, kills me, in Pigos, non mi ricordo se è Pigos. Come cacchio si chiama sto paese? Pigos.
Sì, secondo me è Pigos. Nanny kiss me in Pigos. Text police. Cos'è questo? Ah, posso selezionare chi è? Sì. Ah no, questo è selezionare a chi vuole inviare il messaggio. Ovviamente mi invia la polizia. You send the police a message and Nanico kiss me in Pigos. Che non so neanche se è Pigos. L'ho letto prima veloce. Pirgos. Ecco, guardate in chat, sta uccidendo altra gente. Ora riceveranno un casino di segnalazioni da questo specie di utente. Si sta facendo giorno. Allora, adesso l'importante, quando vi succedono queste cose, l'importante è non preoccuparvi. Io adesso compro subito un utente. No, prima il quad perché. No, anzi, il quad è vero, lo vado a riprendere là. Spero solo che non me l'abbia fatto esplodere. Dove cacchio siamo? Ok. Prendo il quad, riprendo. Ok, sono. Sono qui. Anzi, vedo se c'è ancora il mio corpo. Vediamo. E poi scappo via da Pigos. O Piros. Pirgos. Oh. Sono loro? No, no, no. Avevano quella specie di macchina piccola. Ma è da questa parte? Non mi ricordo. Si sta facendo giorno. Alleluia. Ok. Comunque non pensate che queste cose succedano in tutti i server, anzi, ci sono server dove sono così sorvegliati dalla polizia che non potete fare niente. Oh, eccolo, eccolo, ecco il code. Quello è mio. Allora, io adesso sapete cosa faccio? Me ne frego. Vado a fare una delivery mission. Queste sono le prime cose che dovete fare. Oh, cioè, nascondiamoci. Sono loro. Sono loro, eccoli. Li avete visti? Eccoli. Boom, andiamocene. Via, 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 via. Stavano ritornando indietro. Allora, qui se non sbaglio c'è la delivery mission. Comunque, le prime cose da fare sono quelle di fare la delivery mission. Dopo prendete un po' di soldi, cominciate a comprare qualche cosa di tipo vestiti e automobili. Le mettete in garage. Ok. E dopo metto il turbo perché non voglio che mi fregano di nuovo. Chi è quello? Ecco, avete visto che ha fatto bene a saltare dall'altra parte. Spengo 2 secondi i fari. Mi nascondo qui. Spegniamo il motore. Ok. Sì, qui non c'è nessuno. Sì, allora prima andiamo in ordine. Wheel, engine, fuel e wheel. Allora, wheel sono le ruote. Il fuel è la benzina. Engine è il motore. Hull è lo scudo e l'armatura, cioè è la carrozzeria del veicolo. Quando si danneggiano una di queste cose, i colori diventano verde, cioè giallo, arancione e rosso. Se engine è rosso, scappate dal veicolo, sta per esplodere, significa. E non rischiate, se non esplode allora cercate di ripararlo con il kit di utensile, che costano pochissimo come avete visto, però vi salvano il veicolo. Perché se esplode avete buttato i soldi del veicolo. Ok. Ah sì, prima si fanno le delivery mission. Quando le avete fatte cominciate a raccogliere la droga da qualche parte. E senza farvi vedere, senza farvi beccare, le portate al processing. Ma al processing dovete comprare la licenza. Quindi per questo prima dovete fare un po' di delivery mission che sono qui. Ma potete prenderle anche da lì, tutti i gialli che volete. E ora andiamo. Accendo gli anabbaglianti.
visto che sono in extraurbana. Strada extraurbana, secondo me non è centro abitato. Poi in centro abitato non è obbligatorio accendere le lampadine. Vabbè, adesso io vado forte, che tanto non c'è nessuno che può vederlo. E visto che non vuole farmi beccare da quelli là, come vedete si sono fermati per ammazzarmi, quindi non possono spararmi se sono in un veicolo. Massimo possono buttarmi fuori o investirmi. Ok, ho visto che il quad non ha neanche la benzina, o ne ha a metà, e che non riesco a vedere perché c'è il coso della registrazione, non mi fa vedere. Se riusciamo, prendiamo una delivery mission, saliamo, andiamo. Come vedete devo portarlo ADP 10. I primi video di ogni cosa, di ogni gioco, di ogni modalità sono sempre i più brutti per me, e anche più noiosi, perché devo sempre spiegare, sennò a me non mi piace far vedere la gente qualcosa che non capisce dopo. Io ci ho messo un casino a capirlo, Altis Life, da solo. Ok. Comunque a me mi piace giocare in prima persona nei veicoli, perché è più realistico. Io odio la gente che gioca così. Cioè, ti fa tipo così con il FOV al massimo, bruttissimo. Mi piace più molto così, molto più realistico. Comunque in extraurbana il limite massimo, extraurbana secondaria, è dei 90. Però... sì, 90, quindi qui sono dei 70. Però questo si può ancora definire centro abitato. Ah sì, devo mettere il segnaposto su DP10. Dai che devo spostarmi da sta strada principale. Non voglio che ritornino quelli e mi ammazzino. Ecco DP10. Come vedete sono belle lunghe le corse da corriere. 7,8 km sono davvero tanti. Guardate che bel cielo. Cerco di usare il turbo. Con il turbo si va più veloce. Ecco, stazione di servizio. Mi fermo e faccio la benzina. Tanto è gratis. Dov'è? Ecco, ti rifornisce da stazione di rifornimento. Ah, lo sta facendo automaticamente. Avete visto la barra bianca che si riempiva? Quella è la benzina. Quando si svuota tutta, beh, finite la benzina, rimanete a secco. Guardatevi sempre alle spalle e guardate sempre se arriva qualche veicolo. Qui bisogna proprio guidare perfetto. Oh sì, come facevo io nei miei vecchi video di GTA 4. Qui invece dovete farlo per forza, sennò... La prima volta che vedete gente che sta andando ai 120 a cavallo della striscia di mezzeria, cose dell'altro mondo, guarda. Certe volte ho rischiato di fare un mega incidente perché c'era gente che non sapeva neanche guidare. Comunque sì, graficamente Arma 3 è molto più bello di Daisy Standalone, perché le texture e le illuminazioni sono molto più belle. Questo è un blocco, è una stazione, cioè un posto di blocco della polizia. Comunque non c'è nessuno. Se trovate queste cose abbassate, scendete, alzatele e passate. Come vedete 70 è il massimo qui in questo gioco, anche se sarebbe 90, ma vabbè. Comunque ora questo specie di questa specie di viaggio vedrò di tagliarlo, anche se è brutto, o non so, di velocizzarlo, anche secondo me lo farò. Sto guardando dove sto andando, mi
fermo qui. Allora, dritto per Topoglia. Topoglia. Qui Topoglia. No, anzi. Anzi, no, aspetta, posso tagliare. No. Ok, andiamo per la strada principale. Molto meglio. Guardate serpenti. Al cartello di stop bisogna per forza fermarsi. Chiudiamo il veicolo per sicurezza, andiamo da lui. Hello. Sorry, I don't understand. What are you want from me? Ah, but I'm going to DP10. You won't come with me? Is there a hospital there? No. Okay. Okay, vieni con me. Oh no. You're welcome. Va bene. Ok, lo porto con me su DP10. Anche se, boh, non capisco. Volevo l'ospedale, ho capito, però non posso ritornare a Pigos. Non voglio rischiare di morire, visto che per ora Pigos non è un posto sicuro. Wow, non ci vedo niente. Op, op, op. Ops, 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 ops. Oh, per fortuna non si sono rotte, mio Dio. Se si rompono anche un po', se si danneggiano, dopo diventa arduo guidare, perché dopo il quad gira sempre a destra o a sinistra. Quindi nelle curve è meglio non accelerare, lasciare tutto e frenare se è possibile. No, bisogna fermarsi, cioè frenare. Sta sbadigliando. Ora me lo sto portando in giro. Era tutto ferito, sicuramente il suo veicolo è esploso. Comunque gli serve un ospedale e io non ho tempo per portarcelo, quindi lo porto in un posto ancora più lontano. Il clacson è con il tasto destro. No, ah no, è col tasto sinistro. Ecco. Perfetto. Un veicolo. Però rotto. Come vedete, guardate quanta benzina ho sprecato per 4 km circa. Questo è un paese. Hey, you want to stay here? You won't stay here or you come with me? Qua c'è un negozio.
Non lo so. Qua c'è un negozio, ora lo fermo qui da qualche parte. Hey, do you need food or water? Yeah, apre, apre. Ok, ne do un po'. Non ci credo. Eh sì. È davvero tanto che non gioco ad Altis Life. Fantastico, veramente. Queste sono esperienze. Non mi è mai successo su Altis Life. Non capisco perché. Prima era diverso Altis Life. Ora forse sono più cattivi. Ah sì. Mi ha portato fin lì. Poi mi ha ammazzato. Comunque, per iniziare, questo è stato un video tipo spiegazione in totale, sì. Quindi, anzi, li dividerò un po' perché è un po' lungo. Sono spawnato in sto posto, dove cacchio sono andato. Niente. Che volevo dire? Ah, sì. Quindi stavo andando, come vedete, non bisogna mai accettare l'autostop. Cioè è difficile trovare gente leale. Dude, JPL. Poi comunque se giocate nel server italiano non penso che succedano queste cose. Boh, ditemi quello che pensate, i prossimi video comunque saranno molto più seri e ci impegnerò anche di più. Ovviamente qui oggi è la prima volta che gioco ad Altis Life, quindi questo è Altis Life. Non so, ora vedrò di farci altri video. Hello. Ok, dopo aver salutato Sam Fisher, che saluta tutti, vi saluto. Ciao ciao.